Adesso abbiamo terminato, scusate, la parte che avremmo dovuto terminare stamattina. Prepariamo un po' perché questo momento qui adesso faremo una tavolata di gente, di persone che vengono da diverse esperienze dell'Africa. Abbiamo 2 ore di tempo per raccontarci, per parlarne insieme, eccetera. Ecco, come vedete io mi sono anche un po' tirato fuori, volutamente, perché è molto, mi pare che sia estremamente significativo che concludiamo il nostro incontro con una tavola africana. Bello. Sono tutti africani. Il senso di questo incontro, di questa tavola rotonda, è proprio questo interrogativo che abbiamo posto. L'Africa, come tutti noi, abbiamo il diritto al futuro e il futuro è nelle mani dei giovani soprattutto, e a noi adulti tocca il compito di fare in modo che questo futuro, che questi giovani lo abbraccino con tutte le forze, con le braccia più lunghe possibili, questo futuro. E allora ascoltare quali sono un po' le loro prospettive, i loro problemi, da dove, c'è qualcuno che ha vissuto dei drammi, c'è per esempio l'amico qua del Sudan che vi racconterà, profugo dal Sudan, la guerra, c'è gente che viene da situazioni tragiche, eccetera. Però noi vi interroghiamo un po' sulla speranza, l'idea di dire, a partire da questo mondo, dalla vostra età, di essere giovani, di essere persone che guardano in avanti, eccetera, che vengono dal continente africano, qual è il vostro dramma e la vostra speranza? Vi chiedo, purtroppo non abbiamo moltissimo tempo, di essere brevi, ma un po' questa idea qui buttiamocela dentro in maniera tale che ci resti in noi la nostalgia di camminare insieme, di fare in modo che i vostri sogni diventino i nostri sogni e che i nostri diventino i sogni un po' di tutti per un mondo più bello e più giusto, perché fondamentalmente poi la cosa è questa. Per cui vi chiedo anche che un po' brevemente, ma che ognuno dica chi è, la sua storia, qual è il sogno che si porta dentro, che speranze vede per la propria vita e per il continente africano. Questa è un po' la cosa che vi chiedo, come aiuto che date a noi europei, a noi italiani, per imparare di nuovo, noi che contiamo solamente i conti, guardiamo la televisione e ci parlano solo della borsa, ci parlano solo l'economia va bene, l'economia va male, questa cosa qui ci rende, quest'altra cosa non ci rende, questa cosa qui, il nostro programma è stato approvato dai mercati ed è stato disapprovato dai mercati, ormai pare che siamo tutta gente che conta soltanto dei numeri, che conta solo le cose che si toccano con mano, eccetera, che non ha più il coraggio di immaginarsi qualcosa di diverso, che non ha più il coraggio di credere che anche un sorriso fatto insieme, un cammino fatto insieme, poveramente, a mani nude, eccetera, può diventare una cosa importante. Di fronte a questo mondo dove si risponde ai drammi con la guerra, con le armi, dove solo chi è più armato è più potente, dove ormai le armi sono diventate il prolungamento della nostra vita, mostrando una debolezza enorme dal punto di vista umano. L'idea di dire abbiamo una speranza che ci nasce dal fatto di essere tutti donne e uomini, dal fatto di avere una cultura, una storia, delle cose belle che vengono dal vostro continente, che sono misconosciuti, io penso che questo racconto diventi importante anche per noi. Questo è un po' il senso di questa tavola, di questa sorta di tavola quadrata, rotonda. A me piace chiamarla tavola africana che parla agli italiani. Ecco, questo è un po' il senso di questo incontro. Per cui comincia pure tu. È da 2 anni e mezzo, quasi 3, che sono qui per studiare in cooperazione. Vengo da una famiglia, sono camerunese, vengo da una famiglia veramente umile. La mia mamma è una maestra, un'insegnante, e siamo 10 figli e sono la prima nata, l'ultima a 7 anni. E da poco che è rimasta, diciamo, vedova,
per dire che da sola con sette figli non è facile in Africa con un salario di 100 euro al mese, senza contare i figli delle sue sorelle, perché la situazione, come hanno detto i miei fratelli prima, è la stessa cosa dappertutto. Per poter venire qui sono dei sacrifici. Il mio obiettivo è quello di tornare a mettere in pratica quello che sto studiando, ma il problema è come lo devo fare, come mettere in pratica. Ecco perché mi sono avvicinata a questo incontro, per poter incontrare la gente che che lavora sul terreno, così mi possono dare sul piano pratico quello che sto studiando a scuola, ecco. Je suis en Italie il y a de cela 2 ans et je viens du Tchad. Je viens d'une famille de 24 enfants. Mon père est polygame, donc il a plus de 5 femmes. Malheureusement, il est resté avec une femme. Bon, ma mère est la première, elle s'en est allée, donc c'est une femme qui a fait 10 enfants, et je suis l'unique de mes 24 frères en Europe, en dehors de l'Afrique, en dehors du Tchad. Je m'appelle Salto Code Jérémy, je fais les études en coopération internationale et politique pour le développement. Ce n'est pas mon père qui m'a envoyé en Europe, ce n'est pas aussi mon pays qui m'a envoyé en Europe, mais je suis venu en Europe parce que j'ai connu des personnes. Et je me suis dit que peut-être de l'amitié, on peut sauver quelque chose de nos pays ou bien de notre continent. Et je suis arrivé ici comme tout jeune Africain, qui perd son temps peut-être à penser ou bien à rêver une Afrique libre, une Afrique indépendante, une Afrique avec sa raison de vivre, sa raison d'être. Je me suis fait toujours des idées que, bon, peut-être venant en Europe, je vais faire des études. Quand je vais rentrer en Afrique, je peux faire quelque chose, du moins pour mon pays. J'étais choqué, j'étais franchement déçu, parce que quand je suis arrivé en Europe, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Franchement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Parce que je n'ai rien à chercher ici. Et je ne le dis pas parce que, pas que l'Europe n'est pas belle, pas que l'Europe n'a pas de bonnes choses, mais c'est parce que je peux être content, je peux être heureux, je peux avoir tout, avoir une maison dormir, avoir des documents. Mais je peux vivre, manger du matin au soir, mais j'ai en Afrique, j'ai au Tchad, j'ai peut-être mes voisins au Soudan, j'ai en Somalie des gens qui n'ont même pas de quoi manger le matin. Donc je dis, je ne me résolus pas vraiment étant ici en Europe. Et qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand j'appelle en Afrique, j'essaie de parler avec mes frères, je dis bon, on fait ça, personne ne me comprend. Parce que le rêve de tout Africain qui n'a jamais connu l'Europe, a une autre Europe qu'il rêve et il veut venir en Europe. Donc quand tu leur dis, l'Europe qu'on rêve n'existe pas, et il faudrait bien voir les réalités en face, essayer de comprendre la situation et faire de nos réalités africaines une vie nouvelle, une vie qu'on peut espérer, personne ne te comprend. On te dit, voilà, tu es allé découvrir, et voilà, tu ne peux pas aussi laisser les autres aller découvrir ce que toi tu as vu. Mais franchement, je vous dis, il y a une seule chose, qui me tient au cœur et pour lequel je vais combattre et je combattrai autant que je vis. Et j'admire franchement Eugenio, et quand il parle, ça me donne l'émotion, ça me donne le courage. Et je dis, mais comment est-ce que cet homme-ci arrive à parler de l'Afrique si comme il était africain? Mais quel est l'intérêt qu'il a à faire tout ce tour-ci? Et je dis, mais qu'est-ce qu'il gagne? Donc je l'admire, mais je ne l'admire pas pour ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, il n'a pas encore fait quelque chose. Parce que l'Afrique a vécu, disons, peut-être 500 ans de souffrance. À part les 300 ans, les 3 siècles, l'Afrique a vraiment souffert. Moi, je ne peux pas être ici devant mes chers amis, mes chers frères, pour dire merci pour ce que vous aviez fait. Parce que vous n'aviez rien fait. Vous n'aviez rien fait encore. Parce que 3 siècles, ou bien 4 siècles de souffrance, même si vous donnez franchement des centaines de dollars ou bien des centaines de millions de dollars aux Africains, chaque mois, vous n'aviez rien fait. Parce que l'Afrique ne va jamais être ce qu'il allait être.
Et l'Afrique ne sera jamais ce qu'on veut qu'elle soit, parce que nous sommes en train de chercher une espérance qu'on n'en a pas encore. L'Afrique n'a pas de rêve. L'Afrique n'a pas une espérance. Parce que imaginez tout un continent qui n'a pas une compagnie d'avion, tout un continent qui n'a pas de banque, tout un continent qui n'a pas de salaire, de monnaie, tout un continent qui n'a pas de conseil. Nous ne sommes pas à une époque moderne. Nous sommes en train de devoir surpasser une époque nucléaire. Mais l'Afrique n'a pas de capacité technique, n'a pas de capacité électronique pour pouvoir franchement donner un futur ou bien une vie digne à ses enfants. L'Afrique n'a pas encore amorcé son histoire en tant que telle. Excusez-moi, je ne veux pas être hypocrite, mais je ne peux pas rester ici, dire merci mes frères pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, parce que vous n'aviez rien fait. Et je ne vous demande pas, vous n'aviez rien fait sur le plan économique, sur tous les plans, vous n'aviez rien fait, parce que ce qu'on doit faire, on doit commencer à comprendre que ce que l'Africain veut, c'est sa dignité. Parce que si tu accueilles quelqu'un chez toi, tu dois comprendre quel est son intérêt. Qu'est-ce que cette personne-là rêve dans sa vie? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que tu ne vas pas m'appeler chez toi pour me donner tout et me dire de faire ce que tu penses. Tu ne peux pas m'appeler chez toi, me mettre dans des conditions de tranquillité, me donner tous les documents et après m'appeler un pauvre. Je ne suis pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie. Donc, c'est des petites choses, mais qui nous font... Il y a celui qui arrive en Europe pour chercher sa vie personnelle. Comme le disait ma voisine du Cameroun, Hélène, disait bien avant, un Africain qui va de l'Afrique, il dit, je vais chercher la vie. Donc, quand il arrive ici, il s'en fiche. C'est-à-dire, quand on tient des conférences, quand on parle du futur de l'Africain, ce n'est pas son problème. Parce qu'il est là, dans sa petite vie, dans sa petite famille, il fait sa vie, voilà, il fait tous les désordres qu'il veut, mais pour lui, l'Afrique n'a pas de futur. Mais qui part de l'Afrique avec une espérance, qui dit que peut-être de là-bas, je peux voir quelque chose, je peux changer quelque chose. Et il se rend compte qu'ici, ce n'est que confusion, il ne vit pas. Il peut avoir, peut-être, il ne peut pas payer la maison, il peut avoir une maison gratuite, il peut avoir une voiture, il peut avoir tout le luxe possible en Europe, mais il ne vit pas. Parce qu'il ne se voit pas que dans sa vie, il réalise quelque chose. Des fois, je me dis, quand je me vois, je dis... J'ai 26 ans et voilà, je suis venu en Europe et je suis allé d'un rêve et je suis en train de rêver peut-être encore. Et je dis, mais qu'est-ce que je peux laisser de mon existence? Quel est ce que je peux faire comme don à mon pays? Qu'est-ce que je peux faire vraiment comme don à mon peuple? Vu que jusqu'au niveau où je suis arrivé, je n'ai rien compris de ce que nous sommes africains, de l'existence du monde. Nous n'avons pas encore, on n'a pas une histoire. Parce que toute l'histoire qu'on a, ce n'est qu'une histoire qu'on nous a fait comprendre que c'est cela notre histoire. On ne fait que se lamenter parce qu'on a été traité mal à travers l'esclavage, la traite négrière. On nous fait savoir que nos parents étaient des colons, des Gaulois. Ça, c'est des conneries que l'Europe nous a enseignées. Excusez-moi, mais nous sommes jeunes. On veut changer ce monde. Il faudrait qu'on se les dise en face. Et en Afrique française, on nous fait savoir que nos parents étaient des Gaulois. Mais ça c'est des conneries des colons. Peut-être que vous n'en êtes pas là. Donc, l'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique ne fait que se lamenter. Quand les Européens arrivent en Afrique, c'est vrai, ils font des bonnes choses. Ils font des très bonnes choses. Et j'apprécie. Mais ils font rêver nos enfants d'une Europe qui n'existe pas. Parce qu'ils disent, chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Et en Afrique, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Et c'est toujours... notre voisin européen qui vient chez nous, qui fait quelque chose pour nous. Et il nous fait savoir qu'il fait quelque chose pour nous. Et quand il nous fait savoir qu'il fait quelque chose pour nous, nous, on cesse de faire quelque chose parce qu'on se dit que, voilà, c'est toujours eux qui font pour nous, alors ils le feront. Nous, on veut notre dignité. Et écoutez-nous, basta, perché questo mi sa che stanca pure. La verità quando ascolti tanto ti stanca, quindi è giusto, mi fermo qua. E voilà, vogliamo la nostra dignità. L'altra Africa è finita dal XV secolo. Questa era la vera Africa.
Io penso che dobbiamo cambiare di discorso, e questa è la verità. Aiutateci. E l'Europa, prima di aiutare l'Africa, deve aiutare se stesso. L'altro giorno alla televisione un ragazzo che si sveglia, prende una pistola, va a un'università a sparare su dei ragazzi come lui. Se questo è lo sviluppo, l'Africa non vuole uno sviluppo così. Ti svegli la mattina, prendi la pistola, vai a sparare su dei vicini perché c'è un cane che abbaia. Se questo è lo sviluppo, l'Africa non lo vuole. Noi dobbiamo cambiare discorso. Nel 1965 l'UNESCO scrive 9.000 anni di storia dell'Africa, dalla fine del Neolitico fino al 700 dopo il Cristo. E queste 9.000 anni di storia io l'ho diviso nel 4 parti. L'Africa nel buio è la prima parte, la seconda parte la vera Africa, la terza l'Africa della colonizzazione, l'Africa della dipendenza, e la quarta l'Africa dopo l'indipendenza, dopo la seconda guerra mondiale, che è un proseguimento della terza. Io sono griot cantastoria. Mio padre mi insegnò l'Africa, la vera Africa, ma non si diceva che l'Africa era sottosviluppato. Sì, a quel punto, nell'Alto Medioevo, nel 1235, all'inizio del XIII secolo, tutta l'Ovest Africa era un impero, 11 paesi oggerna. Non si può dire che l'Africa non aveva tecnica di organizzazione sociale, ma a parte del momento che l'Africa è sceso del suo treno e ha preso un altro treno, e gli hanno detto emancipazione. Che se l'Africa voleva sopravvivere, doveva emanciparsi a delle tecniche nuove, a delle ideologie nuove. E siamo scesi dal nostro treno, abbiamo preso un altro treno che non è nostro. Perché questi discorsi? Aiutateci, scendiamo di questo treno, riprendiamo il nostro vecchio treno e costruiamo un altro treno per andare avanti con gli altri. E questa è la verità per noi africani. Io parlo spesso con gli africani, ma non con gli occidentali. Esisto qui in Italia e per informare queste nuove generazioni occidentali che cosa sta succedendo in Africa. E Hutu, Bambara, Manding, Malenke, Bamilenke, che si battono. Perché? Perché c'è qualcuno dietro. Ci sono problemi più gravi della condizione dell'Africa e non si parla. La schiavitù. Perché non si parla? Perché Condoleezza Rice è in America, fa parte di quelli, l'esterminazione, le pelle rossi, dove sono? Sono i veri americani, questo è un problema più grave di noi. A noi se abbiamo soltanto lavato il cervello, e quelle che diceva Sekou Touré, Ahmed Sekou Touré, disse che l'Africa stava dormendo sotto i suoi grandi alberi, senza problema, arrivarono due topi. Come in Africa noi mangiamo con le mani, la sera quando non ti lava le mani c'è una specie di topo che viene, che ti comincia a mangiare le dita. E se ti svegli, soffia. Non senti più niente, ti rimette a dormire. E quello che è successo all'Africa, che la colonizzazione e la religione. Gli arabi arrivarono in Africa nel XI secolo, hanno fatto la stessa cosa.
comprendere le cose. Io sono mediatore culturale, vado nelle scuole. Un giorno andò in una scuola elementare, un bambino mi dice: ma perché voi siete qui? Ma perché voi venite qui in Italia? Prima di rispondere, un altro bambino gli disse: sono venuto a riprendere quelli che ci abbiamo preso là. Ah, ho detto, ecco il figlio di Melandri. Ecco il figlio di padre Silvio. Perché sono le gente che parlano con i bambini, che dicono la verità ai loro bambini. E per quello mi piace, io sono mediatore culturale, parlo con i bambini. L'Africa è povera, l'uranio, il plutonio, i diamanti, tutti, il petrolio, siamo poveri ancora. Non perché siamo poveri? Perché non possiamo arricchire l'uranio. Ci hanno portato la macchina. Ci hanno insegnato a guidare la macchina. Ci hanno insegnato a riparare la macchina. Ma non ci hanno insegnato a costruire la macchina. Allora ragazzi, fratelli, proviamo a costruire la nostra macchina in Africa, non qui. Non dire aiutateci, perché ci devono aiutare loro? Noi dobbiamo aiutarci a noi stessi. E questa è la realtà. Grazie. Mi chiamo Norris Ismail Adam. Mi scusate perché io sono poco tempo in Italia, parlo un po' male italiano, comunque fatemi capire un po'. Io parlo Masalit e arabo, e inglese e italiano un po'. Io dalla Darfur, del Sudan, Ovest Darfur. Volete sapere quello che è successo in Darfur? È quello molto brutto adesso, fino adesso. Perché sono in Italia? Il Sudan, forse secondo paese più grande in Africa, milioni di metri quadrati, 35 milioni di abitanti. Noi abbiamo petrolio, gas, uranio, acqua buona, 2 Nili, abbiamo tutto, però il governo è uno stupido, mi scusate. Quando il nostro governo è democratico, non bisogna una sudanese venga a emigrare in Europa. Non mi piace emigrare, io sono. Mi piace stare vicino a mia madre, vicino a mio padre, vicino a miei fratelli, vicino a mie sorelle. È iniziata la guerra in Darfur 2003, perché il governo sudanese e vuole uccidere il suo popolo, popolare del Sudan. Darfur è una regione del Sudan. Ma questa cosa è una brutta cosa. Perché un governo fa guerra al suo popolo? Per questo noi abbiamo fatto una riunione per manifestazioni, è normale. La polizia mi ha calciato in galera 2 mesi. 2 mesi, un giorno, un bicchiere d'acqua, solo un panino, per un giorno. Non c'è più. Devi stare al sole. 45 gradi in sole, in Africa, lo sapete. Mia storia è molto brutta, non posso contrarre queste tutte, però io posso spiegare un po' di perché sono qui in Italia. I sudanesi adesso, dalla 2000 fino adesso in guerra di Darfur, hanno morti 500.000 persone morti, 2,5 milioni rifugiati. E perché non vuole fare un pace? Perché c'è un movimento si chiama Sudan Liberation Movement, quello che vuole salvare quelle gente che è fuggita dalla Darfur, vogliono prendere roba sua che ha preso il governo. Io arrivato in Italia quasi 2 anni,
perché non ho imparato italiano, mi scusate. E ancora, non, ancora qui anche in Italia ho trovato un po' di difficoltà a imparare anche italiano o studiare, perché in Africa, sì, io sono stato studente di scuola a Soprodio, abbiamo una riunione, mi hanno calciato in galera e dopo mi ha salvato, i miei amici attaccato la galera e dopo fuggito la notte. E dopo è andato in mia città, mattina alle 5 hanno attaccato i soldati di governo della mia città. Hanno ucciso tutti gli abitanti che dentro la città, bambini, donne, tutti quanti. E quella fuggita è andata fuori Sudan, in Chad, in Congo, in Centro Africa, Kenya, Cameroon, no, Ghana. E uno di noi, uno tre di noi, quelli che hanno possibilità per andare fuori, siamo arrivati in Libia. Dopo la Libia, siamo arrivati in Libia senza documenti, perché siamo fuggiti. Non abbiamo documenti, anche la bastita, tipo, è solo un vestito. Soldi abbiamo preso, sul tasca basta, e dentro non c'è. E Libia deve mandare indietro ancora, perché Libia è d'accordo con il mio governo, è il governo di Sudan, perché senza documenti non ti lascia stare lì, perché Libia non c'è permesso di soggiorno per emigrare. Quindi io ho pensato di scappare dalla Libia per venire in Italia, in Europa, per la sicurezza in Italia. E anche abbiamo trovato molta difficoltà per venire in Italia, perché è un barco piccolo. Abbiamo stato dentro 65 persone, senza acqua, senza mangiare. Abbiamo fatto tre giorni. Dopo siamo arrivati a Cortonia. E adesso sono qui. Ma quello che c'è in Sudan, Sudan è sempre guerra. Perché avete, voi tutti forse sapete quello che c'è in South Sudan. 21 anni hanno guerra, finita 2003 hanno fatto pace. E dopo è iniziato qui in Darfur. Storia di Sudan, perché loro fanno sempre guerra ai popoli di Sudan? Perché loro pensano, paesi africani come Sudan vogliono fare un paese arabo. Non vogliono vivere africani che stanno dentro lì. Noi siamo africani, dove dobbiamo andare? Il Sudan non è Africa, non è un paese arabo. Vogliono aggiungere anche la gente che vive in Sudan, vogliono prendere solo terra. Questa è una cosa che resiste, non è vero. Non hanno potenza anche per fare questo. Però c'è anche ragazzi sudanesi che possono giungere anche lui. Per quello, grazie a Dio, sono arrivato qui in Italia, ho fatto un'associazione, si chiama Masalit in Italia. Io sono una presidente dell'associazione Masalit in Italia. Sono 25 anni. Mi scusate, non c'è tempo io di parlare e continuare qui. Ancora c'è i nostri amici, vogliono parlare. E grazie perché prima volta io ho seduto con i miei fratelli africani qui in Italia e qui in diversi paesi per parlare così. Grazie a Dio, anche grazie a voi. Buonasera a tutti, mi chiamo William, vengo dal Kenya. Per me è stato un piacere stare con africani qua. Per me, io vengo da Lecce, sud Italia. Per noi sud Italia ci sono tutti senegalesi. Dove passi, Niagadef, tutti chiamano Niagadef, un saluto. I sud ti chiamano pure un nome brutto, non so se il nostro amico può dire quel nome. Va bene, quella non è importanza. Per me è stato un piacere stare qua, perché mi hanno invitato un amico mio che siamo incontrati in Kenya, che si chiama Martino, quando siamo stati in World Church Forum. Sono stato là con l'associazione del Lecce, assessori tutti, ho fatto come accompagnatore. Sono stato qua 6 anni che sto a Lecce, mi piace Lecce, diciamo, perché 6 anni che sto là, è come casa mia.
Però gente non sanno dove è Kenya. Se dico vengo dal Kenya, dicono perché stai qua? Perché pensano che Kenya sta in America. Perché Kenya parlano soltanto l'inglese e Swahili. Quindi diciamo c'è un po' di ignoranza, troppa ignoranza là a sud. Qui non lo so, qui parlate l'inglese, non lo so se parli con qualcuno inglese, dice da dove vieni? Kenya? Dove Kenya? America sì. Io dico vengo dal Kenya, dove? Vicino America? Sì, vicino America. Quindi un'altra cosa ti posso dire è che io qua non sono venuto come studente, quindi ho avuto difficoltà di stare. Immagini 3 anni senza documenti, quindi devo nascondere la polizia. Sempre venivo da casa, stavo 20 ragazzi, tutti senza documenti. Purtroppo sempre devo stare sopra il tetto. Quando va la polizia siamo sempre sopra il tetto. E notte, giorno, se arriva la polizia, deve stare sopra. Se fa caldo, freddo, come stai, sali sopra e basta. Così siamo rimasti nascosti fino al 2003, dove con il sanatorio abbiamo avuto documenti. Fin là, mo siamo a posto, mo posso viaggiare, posso tornare in Kenya, posso venire qua, posso lavorare adesso tranquillamente. Però prima puoi lavorare, soltanto devi nascondere, se no devi chiedere documenti, amico tuo ti dà documenti e poi tu devi andare a lavoro con quello, però non è per la padrone, noi chiamiamo padrone il coso che si fa, il capo, padrone, soltanto per la polizia. E poi se dico qualcos'altro non capisco italiano, quella che usiamo là, perché se continui a dire che capisci italiano, dici dove abiti? Ti porti in giro, non mi ricordo, parli male, magari parli inglese, parli la tua lingua, polizia, dico, ma vai, perché, come ti dico, gli italiani sono ignoranti. Pure la polizia, invece di chiedere documenti, dicono, va bene, a dove abiti? Tu fai finta che non capisci? Lui subito, vai, 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 non ti vuole vedere, vai, 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 a posto, tu te ne vai. Posso dire, la mia esperienza di lavoro è stato 2000 a dicembre, dove ho trovato un lavoro come pastore. Italiano zero, soltanto l'inglese. Dove andrò a lavoro? I padroni, il capo, non capisce l'inglese, solo l'italiano. Immagini io la mattina, dicono, con le mani, qua funziona con le mani, con i segni, le mani. Tu, questi pecore, giro, vieni, andiamo. Io seguire fino in fondo, poi dico io vengo prendere te, sì, io vengo prendere te, a posto, così capivo con le mani, io vengo prendere te, poi mangiare, mangiare. Però purtroppo l'italiano capire non è difficile, per me è stato un po' facile perché con le mani si capisce le cose, pure se non parli, uno dico vai là, tu sai che ora devi andare. Vieni qua, tu sai che qua devi venire. Però una cosa che mi è stato per noi, diciamo noi keniani, come si dice ciao, ciao. Uno dice ciao, ciao, ma mi stai chiamando? No, ciao. Con i segni pure siamo stati male, con altri segni che è stato un po' come uguale da noi. Pure per esempio in Swahili giù e sopra. E qui giù e sotto. E tu pensi, ma come hai saputo Swahili? Mi dice giù, vai giù. È un po', diciamo, la lingua, io penso che la lingua, tutte le lingue, se non uniscono a una cosa. Perché in italiano c'è una lingua, una cosa, come una frase, come giù. In Swahili c'è giù. Come si scrive, come si legge. E poi, diciamo, Africa è unico. Perché nella mia storia, io vengo dal Kenya, però degli anni proprio, io so che i miei grandi genitori vengono dal Sudan, perché siamo immigrati per il Kenya e poi ecco perché siamo rimasti là. Perché noi, io vengo dal Luo, tribù che si chiama Luo, vicino al mare sempre, quindi noi siamo venuti a Lake Victoria.
vicino a Lake Victoria, sta in Kenya. Quindi se vedi gente che stanno sul Lake Victoria, sono tutti loro. E poi, diciamo, c'è i Maasai, dove ci sono grande terra, buono per coltivare, per le mucche e basta. Loro non piacciono soltanto i mucchi, ecco perché sono trasferiscono dalla Tanzania e vengono a Tsavo. I Maasai vivono con animali. Se io vengo dal Kenya, sì, sì, sì. Sei Maasai? No, no, no. Sei guerrieri? No, no. Perché uno che va in Kenya, diciamo, tu lavori, poi prendi ferie 10 giorni, faccio una vacanza in Kenya. Cosa vado a vedere? Animali. Ho visto gli animali, ho fatto un safari. Quello è stato benissimo. E poi, diciamo, per la povertà è un po', diciamo che, come voi vedete, la povertà in Kenya non avete visto niente. È meglio che vai sul posto. Non è che vai sull'Hilton Hotel, sta a Nairobi, c'è povertà. Ancora non hai visto niente. C'è una persona che non è mai andato nella città. Sta sempre con... come si posso dire, rifiuti, questi rifiuti che pure hanno parlato quando al social forum di fare togliere rifiuti a portare non so dove. Io per me è stato un'idea loro, tu vieni da qua, mi vieni a togliere rifiuti che dove i bambini mangiano e dove devi portare. I bambini di Andorra dove vanno a prendere i cosu? Perché loro raccolgono plastica, carta e poi vanno a vendere e poi prendono i soldi, mangiano. Altri dicono che prendono la colla, se non so, ha visto Nairobi bambini con la colla, non è per la colla, pure vivono con quello, perché diciamo siamo 10 fratelli, andiamo a raccogliere rifiuti, uno raccoglie la plastica, l'altra carta, andiamo a vendere, possiamo aiutare pure la nostra madre, però se togli quei rifiuti là, dove lo porti? Magari lo porti 1000 chilometri, dove vado io? Io muoio di fame, tu là cosa devi fare? Devi costruire magari un'azienda. Con l'azienda chi approfitta? Voi approfittate. Io non mi approfitto niente. Per esempio, noi, kahawa, si chiama tè, caffè, a noi è numero 2 nel mondo. Però da noi io non posso prendere il caffè, perché costa di più. E qua costa di meno, per dire. Quindi se tu togli quei rifiuti là e li porti in un'altra parte, muoio di fame ancora. Tu te ne vai avanti, io mi rimango male. Perché io posso dire con rifiuti, siamo andati pure con l'altra signorina che chiama l'Africa, abbiamo fatto pure le foto con rifiuti. C'è una scuola là, secondaria. Quella scuola ho fatto con la scuola, siamo nel parecchio tempo fa, non mi ricordo. Ho finito 99 io. E poi là c'è quel rifiuti, da quell'era stava là. Quindi se mo 2007 dici devo togliere quella rifiuti, per me è inutile. Perché la gente di Dandora vivono da là, è come industria loro, se non raccoglie quei rifiuti, vai a vendere, magari vanno a rubare, a fare qualcos'altro, perché per noi venire in Europa è difficile, non è come Sudan, che stanno vicino al mare, vicino, posso prendere la barca, vai a Chad, vai a Kosovo, girare e venire. Kenya, se vedi nella mappa, Kenya sta in mezzo, quindi quanti soldi puoi spendere per andare fino a Europa? Sì, noi abbiamo il mare, però il mare dove vai con il mare? A Madagascar, Africa stai ancora. Per esempio, io posso dire, no? Se vedi i bambini, come io adesso sto aiutando i miei amici che siamo cresciuti insieme, sto comprando qualche maglietta per giocare partita, almeno uno diventa professionista e viene in Europa a giocare. E altri correre ancora, però per arrivare fino in fondo a correre, i soldi devi avere. Se non hai i soldi non va nessuna parte. Quindi i ricchi sempre va avanti, i poveri rimane poveri. Io posso dire così. E voi come vedete? I ricchi sempre va avanti, i poveri rimane. Come io sono stato meglio giocatore, però per andare a Norvegia a giocare i soldi non mancava. Non sono da nessuna parte. Perché? Volevo... Corruption, corruzione, sì, ecco. Corruzione, c'è molta corruzione là. Quindi sai qualcosa, tuo padre non ha soldi, rimani sempre sotto. Perdi il tuo talento e rimani sempre là. Alla fine muori
o comincia a bere alcol e manda via la vita. E basta. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Edward, laureato qui in Italia in ingegneria civile e adesso ho finito il dottorato sempre in ingegneria geotecnica, sempre a Parma. La mia seconda famiglia è la fraternità missionaria e l'altra si sta in Uganda. Vengo dall'Uganda. Io sono qui in Italia, sono venuto per un motivo di studio, ho iniziato nel 97, sempre vicendo, ho vissuto con padre Silvio e Eda, e che ho fatto i miei 5 anni e mezzo, che mi sono laureato subito, ho iniziato il dottorato di ricerca che adesso ho appena finito. E il problema che ho visto, tutti gli africani vogliamo sempre, diciamo, vogliamo venire qui in Europa, ma quello che vedo, quando sono arrivato, ho visto due cose. Prima, visto che vivevamo in campagna, quello che mancava, un sorriso, perché in Africa, anche se stai in mare, vedo un africano, è sempre sorridente. Ma lì ti senti proprio da solo a un certo punto, se non vedi nessuno, anche salutando una persona, quello non c'è. Non c'è questa cosa, è affetto, non c'è. Saluti anche una persona a un certo punto, dirai forse stai chiedendo qualcosa. Io ho salutato una suora una volta, ho detto buongiorno, mi ha detto non ho niente a darti. Quella è una cosa, una delusione proprio, totale. Infatti l'avevo detto anche al Vescovo di Parma, che sono rimasto proprio deluso. Invece da noi, East Africa, che è Kenya, Tanzania, Uganda, è nostra abitudine salutare i grandi, anche se non conosci nessuno, passi mattina, saluti abarigani, che vuol dire buongiorno. È sempre così, per il rispetto. Lì ho continuato sempre, quello che ho fatto, ho creato proprio di fare l'amicizia. Ho frequentato diversi gruppi, Federazione Universitaria Giovani Cattolica, FUCI, che mi ha portato, che mi ha accompagnato nel mio cammino finora. E quello che vedo, noi africani ci dobbiamo organizzare. Come ci dobbiamo organizzare per uscire in questa situazione? Perché prima dobbiamo partire da qui. Veniamo qui per imparare e tornare a casa nostra, aiutare anche i nostri. Come dobbiamo fare se non siamo organizzati qui per andare a organizzare in Africa? Perché il punto parte da qui, noi che siamo presenti, intellettuali, che abbiamo studiato, non siamo uniti, e quello là ci mette proprio una divisione totale, perché se ci sono associazioni, queste associazioni si devono unire. Ci sono diverse parti, Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, che sono adesso in East Africa. Si devono unire, cercare proprio incontro. Non solo l'associazione dei camerunesi, non so di che cosa tutti, ma associazione di africani. E da lì forse che penso, per la speranza anche poter fare qualcosa in Africa, dobbiamo partire da lì. Perché i nostri dirigenti studiamo qui, quando arriviamo qui a un certo punto troviamo i bei lavori, rimaniamo qui, non vogliamo più tornare a casa. Ma che cosa manca? Abbiamo paura anche di tornare a casa. Perché a casa, tornando nelle classi politiche, non è mica facile. Arrivi lì, sei mai visto o... E a un certo punto deve andare a servire, come ho seguito diverse interviste, seguire i dittatori. Se non firmi questo, qui non ce la fai. Ma abbiamo tutto. Io mi spiace tanto quando la signora ha detto, Colette, che i ruandesi, i ugandesi, ma sì, lo sento male. Lo so che la guerra è stata fatta, ma non siamo, sono i grandi passando attraverso l'Uganda e Ruanda e Burundi per fare la guerra contro il Congo. Ma quello adesso, quello che c'è da fare è cercare anche gli amici congolesi e sedere insieme sulla tavola per risolvere il problema. Che cosa si può fare? Quello è passato. Adesso dove andiamo? Prima di qui ci sono le materie prime, ci sono i tecnici che sono fuori. Tramite la società civile, cercare anche questi studenti che sono fuori, che sono fuori dall'Europa, in America, in Asia, che sono di chiedere, collaborare anche, cercare di inserire nella loro società per poter andare avanti. Se non facciamo questo, non riusciremo mai ad andare avanti. Perché vedo proprio, c'è l'Organizzazione dell'Unità Africana, East Africa Community, c'è CPGR, che anche adesso ho sentito che stanno parlando del Congo, c'è COMESA. Ci sono tante cose, queste cose, che possono fare tornare questi ragazzi, potenze che sono qui, invece di cercare le persone che stanno fuori,
andare da ingegnere che sono fuori, io sono ingegnere, posso fare qualsiasi ingegnere che fa qui in Italia, perché mi sono laureato qui, ho insegnato all'università. Perché io non posso farlo in Africa? Di solito anche noi abbiamo questo complesso di inferiorità. Come si dice a un certo punto, vedono un africano, ah, non può fare niente, vogliamo solo un musungu, un bianco, che non è vero. Ci sono africani forti che possono fare certe cose, comunque hanno bisogno di un collegamento. Quello che devono fare è fare l'amicizia qui, fare un punto di riferimento partendo da qui, facendo un ponte per l'Africa, partendo con onestà, il rispetto, sapendo quello che deve fare, è una cosa giusta per il tuo popolo. Facendo questa cosa penso che riusciremo ad andare avanti, ma prima dobbiamo partire qui, essere uniti tutti gli africani che siamo qui studenti. Se non siamo uniti non faremo nulla. Grazie. Io mi chiamo Aimé Serge Niengu, sono arrivato in Italia per motivi di studio qualche anno fa, diciamo più o meno 12 anni. Ho iniziato a studiare a Perugia, dove ho imparato la lingua, poi l'università l'ho fatto all'Aquila, quindi dove mi sono laureato in ingegneria di architettura, poi mi sono anche abilitato e iscritto all'ordine di ingegneri della provincia dell'Aquila. Poi ho fatto un po', come dire, alla fine dei studi ho voluto, come dire, cercare di migliorare il background, quindi avere più esperienza nel poter tornare a casa e dare contributo allo sviluppo, nonché in Gabon, anche in altre parti del continente, dove è sempre possibile dare una mano, sempre per costruire il paese. Però qualche anno, diciamo intorno nel 2002, ho avuto un contrasto con il primo ministro del Gabon. Diciamo, ci avevano chiesto di fare delle proposte, in che modo è possibile aiutare il paese. Allora, andando nelle proposte, ho toccato un punto che non aveva piaciuto all'istante, diciamo, i governanti. Quindi a questo punto ho avuto paura di tornare a casa. Quindi 5 anni fa mi sono laureato, quasi siamo al sesto, allora ho cercato di dire, ok, cerchiamo di sempre continuare a trovare un lavoro, sempre nel campo. Poi nel 2 anni fa mi sono ritrovato a Parma, dove in questo momento abito a Vicomero, a Padre Civil, a Eda. Quindi da lì mi sono detto che adesso comunque vada, sarebbe, come dire, utile andare a casa, perché come dicevano tutti gli altri, Edward, gli altri, diciamo che il futuro dell'Africa dipende da noi. Se noi che abbiamo finito di studiare siamo incapaci di dare il nostro contributo e sempre seguire gli stipendi alti, perché qui un ingegnere dipende da come inizia. All'inizio sei ancora praticante, può anche andare a 1.200, poi mano a mano che hai più esperienza va anche a 6.000, dipende, 6.000 euro. Andando lì prenderai poco, ma per tornare a casa dipende anche essere proprio nei partiti politici. Se questi che sono lì, che non vanno nemmeno in pensione, hanno paura di lasciare gli altri lavorare, proprio i giovani. Allora, quello che dobbiamo fare, più o meno, esempio, come dire, se abbiamo qualche lamento, come diceva Edward, avere i progetti possibili di essere realizzati lì, ma per avere anche i finanziamenti non è tanto facile. Allora, come dire, speriamo sempre che ci sarà un futuro. Questo futuro, come vedevo alla TV Telesud, che non dobbiamo sempre dire che siamo come i continenti dei nanati. Quindi la speranza sarà sempre da noi, qualunque sia, anche se si cancellano i debiti, perché alcuni paesi hanno cancellato un debito. Dopo 2 giorni o la Banca Mondiale o il Club di Paris ti fanno altri prestiti. E dopo 2 giorni sei sempre, come dire, indebitato. Il Gabon che parlo, ad esempio, il Gabon, siamo quasi a 2.300 miliardi di dollari. È pesante, eh?
Quindi forse anche la mia generazione non sarà capace di cancellare, di restituire. Quindi saremo sempre indebitati. E sentendo gli amici che sono alla BAD, forse vogliono ancora fare un'altra svalutazione della divisa, quindi il franco CFA. Svalutando di nuovo, il debito che era un euro, ad esempio, verrà il doppio. E gli stipendi non vengono aumentati. Questo è anche un problema. Poi l'altra cosa da fare è che i governi siano più, come dire, trasparenti. Incoraggiare i giovani che finiscono gli studi a poter lavorare. Allora poi, e questo farà sì che uno non perderà, come dire, la sua vita attraversando il mare o passando dal Canari o dalla Tunisia. Questo è un po', come dire, è umiliante. Metti, apri la TV, dopo 2 secondi, cronache. Prima cosa che ti mostrano è l'isola di Lampedusa. I barconi, dove, come dire, la gente è morta. Ma questo a volte, come dire, ci fa anche soffrire. Allora, l'Occidente farà, come dire, meglio di, come dire, condannare anche questi governi dittatoriali che abbiamo. Sono gli stessi, la classe dirigente è la stessa. Quindi la gente ha anche paura di poter investire, visto che le vedono sempre là, sono sempre gli stessi. E quello che paga di più è il popolo. Diventa sempre impoverita, quelli ricchi sono sempre più ricchi. Quindi per concludere dirò, come dire, l'Africa non sarà sempre come la vediamo oggi, ci sarà un futuro. Oggi si parla dei dragoni sud-est asiatico. Speriamo che fra qualche anno, anche il prossimo anno, diventiamo anche le pantere o i leoni dell'Africa. Perché no? È questo. Io sono Paul Eric Muafo, ingegnere specializzando in meccanica. Vengo dal Camerun, da cui sono arrivato ormai 6 anni fa quasi. E io vengo da Parma e sono stato accolto nella mia seconda famiglia, alla Fraternità Mongano. Io ho seguito con molto interesse gli interventi che si sono svolti da stamattina fino ad oggi. Devo dire che è stato per me una grandissima opportunità da cogliere, per imparare dalle esperienze di Patrick, di Pierre come sindacalista e successivamente nel pomeriggio della mia connazionale Hélène, che mi ha molto colpito, ha fatto un intervento molto calzante. C'è stato poi l'intervento della nostra mamma, io la chiamerei così perché lei è all'età della mia mamma, la Colette, mamma Colette, che altrettanto mi ha veramente rovesciato proprio il mio modo di vedere le cose, perché la sua esperienza umanamente non c'era migliore, diciamo, modo di metterci di fronte ad una sfida così alta, perché vedete, trasmutare, cioè ritrovarsi di colpo di fronte a delle situazioni in cui tu hai tutta la volontà di fare e avere l'impressione che tu hai le mani o le gambe tagliate e partire da zero come lei ha fatto in quel contesto lì, devo riconoscere che è stata un'impresa da eroina, cioè un'impresa eroica, volevo dire. E da lì parto per dire che noi, farei una passeggiata sull'esperienza personale oppure del mio paese, per
mettere un po' in luce una delle problematiche che affronta, di cui, a cui fa fronte l'Africa ultimamente. Noi siamo partiti negli anni 60 col fenomeno della decolonizzazione. Io metterei questo termine tra virgolette, nel senso che noi abbiamo assistito ad una, un processo in cui chi faceva da padrone in casa è uscito dalla porta ed è tornato dalla finestra. Non è per darsi soltanto delle colpe, però per mettere un po' in luce come questo processo, questo susseguirsi di fatti abbiano portato un po' a mettere in difficoltà un processo oppure un'opportunità che ci poteva essere offerta per metterci veramente in cammino per lo sviluppo. Noi abbiamo quindi all'indomani dell'indipendenza, diversi stati africani avevano bisogno di gente per poter svolgere le mansioni normali dell'amministrazione, e da subito io nell'esempio del Camerun ho visto che si è puntato più sulle preparazioni umanistiche. Non ho niente contro di loro, anzi avrebbero dato una mano molto, molto importante, però dal mio punto di vista, guardando da scientifico tecnico, è stato alla luce di quello che viviamo oggi una sconfitta non indifferente. Io sono in Italia per studio perché terminato gli studi di liceo, accedere, poter andare avanti con gli studi di ingegneria, di scientifiche e tecnologiche che mi avevano sempre appassionato sin da bambino, si era rivelato impossibile. Io mi ritengo un fortunato nei confronti dei miei compagni e amici che avrebbero voluto fare, avevano sognato la stessa cosa, perché qualunque cosa si dica, lo sviluppo oppure l'opportunità di andare avanti, di far evolvere le nostre società, passa anche da una padronanza di scienze applicate. Però purtroppo nei nostri paesi, sin dall'inizio, noi abbiamo parlato delle materie prime, abbiamo parlato di delle produzioni che facciamo, però a cui non possiamo aggiungere valore. Perché? Perché i nostri stati, i nostri dirigenti, vuoi per poca lungimiranza, vuoi per corruzione, vuoi per anche incapacità, non ci hanno mai badato. Il Camerun, che è l'esempio che conosco un po' meglio, fino ad oggi, a giorno d'oggi, per una popolazione di circa 16 milioni di abitanti, può offrire soltanto 80 posti in una scuola di medicina a numero chiuso, con tutto quello che c'è come domanda e per la formazione. Ci sono giovani che vogliono e che sono disposti veramente a imparare quelle scienze lì e poter dare un contributo sia minimo all'evoluzione dei loro paesi rispettivi. Ed è un esempio che si è andato a vedere, si applica in molti paesi, in molti nostri paesi. Io facevo questo esempio per venire al caso dell'Emilia Romagna, dove risiedo, in cui dalla provincia di Bologna fino a Piacenza abbiamo 4 a 5 facoltà di medicina, tutti 50 o direi 60 chilometri. Questo qua è un po' un esempio, una dimostrazione di come se noi in partenza non abbiamo questa, noi, i nostri dirigenti, essendosi voi per dimenticanza, non avendo pensato a queste cose, ci hanno messo un po' in condizioni difficili, perché poi tutto il processo che viene, che avviene nello spostarsi, venire in Europa, col tasso di perdizione, non è che sia automatico che uno che viene cambiando realtà, subendo questi traumi psicologici, possa ovviamente portare sempre dei risultati a casa. Perché io ho cominciato in facoltà, eravamo 200 al primo anno, al primo, diciamo,
alla laurea triennale noi eravamo 40, tanto per fare un esempio. Quindi anche qua ci sono dei tassi di perdizione. Ma se, io dico, queste opportunità di imparare queste tecniche per aiutare allo sviluppo ce l'avessimo a sufficienza sul continente africano, forse sarebbe anche una via, non dico la soluzione, però sarebbe stata una via. Tornando all'incidente di stamattina, questo è un altro aspetto, io mi sono sentito molto mortificato e poi mi sono detto, accidenti, tutti noi, soprattutto tutti noi, se facciamo un sondaggio qua su questo palco, tutti hanno qualcosa da lamentarsi del modo in cui gli stati africani vengono, non dirò tutti, però una maggioranza, vengono condotti. E voi qua in platea sapete bene, piuttosto, molto bene di noi, che 30 anni, 20 anni al potere, la stessa faccia, neanche il più bambino, neanche il più piccolo di voi lo accetterebbe. Però invece in Africa è una cosa normalissima. Tanto normale che qualcuno anche dopo si assicura che venga il figlio proprio a stare lì e a continuare. Io dico, se in quell'incidente di stamattina ci fosse stato uno dei nostri dirigenti, uno dei nostri tanti dirigenti che abbiamo su quel continente, avrei goduto, cioè io lo dico senza cattiverie, perché questi qua, questi poveracci che noi veniamo, vediamo arrivare con dei bacconi, eccetera, e che si tratta con dall'alto, io dico, non sono quelli là da trattare male, non sono quelli là da guardare male, o da avere, non so come esprimere questo concetto, sono piuttosto quelli là che mettono i loro paesi in condizioni di non svilupparsi mai, che arrivano qua con dei voli speciali, che vanno trattati, cioè, proprio come, cioè, vanno ridimensionati sostanzialmente, perché implicitamente con il nostro, diciamo, implicitamente il modo in cui la società, questo mondo si relaziona con questi leader, condiziona anche il futuro di milioni di persone, qualunque siano gli interessi in gioco. Quindi direi che se andiamo a guardare bene in fondo, molte di queste storie qua girano sostanzialmente attorno a dei personaggi che si sono presi in mano ricchezze, poteri e fortune di ogni genere e non sono in grado, come ha detto Pierre stamattina, di parlare lo stesso linguaggio dei loro concittadini. Qua uno può fermare il Presidente di Consiglio per la strada e dirgli, guardi Presidente che questa cosa si potrebbe fare, e magari non lo eseguirà alla lettera, però avrà un occhio di riguardo a quello che ha detto il concittadino. Giù non sempre accade. Questa possibilità che abbiamo in questi paesi qua di poter creare una possibilità di alternanza, non dico che l'alternanza sia la soluzione, la panacea, però se almeno uno dopo un certo numero di anni che ha un incarico può essere giudicato e mandato a casa, forse sarebbe già un inizio per qualcosa. Io continuerei il mio proposito tornando a quello che ha detto la nostra Hélène, dicendo che la Hélène mi ha proprio colpito perché ci ha fatto fare tre questioni, tre domande. Cosa cerchiamo? Cioè, soprattutto rivolte queste domande a noi studenti o a noi che siamo qua in Europa per lo studio o per imparare qualcosa della scienza che ha padronato l'Occidente. Cosa vogliamo fare di queste scienze che noi andiamo a studiare? Una volta che le avremo, cosa ne faremo e dove ci portano? E io direi che questo è stato un déclic, e da lì io
personalmente riparto per costruire una, diciamo, una possibilità, cioè un nuovo modo di vedere il servizio che poter rendere alla mia gente. Tornando a quello che ha detto Edward, riguardando l'invito alle comunità, oppure gli studenti o i giovani che sono qua in Europa che vogliono fare qualcosa per il loro continente, dico già l'amicizia, come ha detto il nostro amico del Chad, è già qualcosa da cui si può partire, perché la mia esperienza personale mi ha insegnato che i sistemi, le istituzioni si costruiscono, ma possono essere svuotate velocemente se chi chiamato a metterle, a farle vivere, non ha lo spirito adeguato. Mentre invece con dei rapporti bilaterali, anche interpersonali, molto forti, si può riuscire a coinvolgere e a sognare insieme, come ci diceva Eugenio stamattina, che un sogno da solo è un sogno, ma una volta che si comincia a sognare tutti insieme, comincia la realtà, parte da lì. E qui termino il mio proposito salutando tutti voi e siamo a disposizione.